Siamo dati Gesù e Maria. Celebriamo oggi la seconda domenica d'Avvento con al centro la figura di San Giovanni Battista, precursore di Gesù, che continua a vivere in coloro che nella Chiesa con il perpetuo ministero di favorire l'incontro personale con il Signore. Nell'omelia precedente a questa ho cercato di approfondire una parte dell'aspetto della predicazione di San Giovanni, perché la figura di San Giovanni, quello che ha fatto, è abbastanza complessa, per cui è impossibile esaurirla né in una media ma neanche in due media, ce ne vorrebbero almeno quattro per fare una cosa adatta bene. Cercherò in questa seconda di completare alcuni aspetti. Prima parlavo degli ostacoli, l'omelia sarà, è già online, quindi si può andare a controllare e a sentire per chi interessa. La prima lettura, le valli che devono essere colmate, i monti che devono essere abbassati, i sentieri tortuosi che devono diventare diritti e quelli scoscesi che devono essere appianati. Sono delle immagini simboliche di situazioni problematiche che possono stare dentro di noi, che se non si tolgono Gesù arriva e non lo incontrerai mai. E questo è fondamentale per fare un buon Natale. Nel Vangelo ci sono altri spunti di riflessione. Anzitutto San Giovanni si presenta come la voce di voce. Sant'Agostino diceva è una voce, non è la parola, attenzione, anche adesso voi state ascoltando la mia voce, ma la mia voce è prodotta dalle corde vocali, gli animi delle corde vocali, la parola che è prodotta, si spera, dal mio cervello, e si spera che stia collegato con lo Spirito Santo, altrimenti è un problema. Ecco, ma la voce è eco della parola, quindi parola di chi? Parola di Dio, quindi uno fa un buon servizio a San Giovanni Battista e lo perpetua bene quando non porta cose sue, porta cose di altri. Io vi ho sempre detto, fin da quando sono venuto qui, e lo dico e lo ripeto, l'ho anche detto nelle precedenti parrocchie, quando io parlo qui, oppure in una catechesi, un incontro ufficiale, io parlo a nome di Cristo e della Chiesa, cioè delle cose che dico, me ne prendo la responsabilità e vi dichiaro davanti a Dio, pronto ad essere da Lui giudicato, che io non dico parole mie, ripeto parole di Cristo e della Chiesa. Possono piacere o non piacere, il modo può essere gradevole o sgradevole, il linguaggio può essere eloquente o non eloquente, ma io questo l'ho sempre fatto e questo lo faccio. E se qualcuno dice, guarda, adesso vado a controllare sul catechismo o sui discorsi del Papa, su quello che volete, tu hai detto il contrario, vi prego di venirmelo a dire. Perché se succede, state tranquilli che succede contro la mia volontà, perché io non sono certamente umile, ma la superbia di andare a dire altro rispetto a quello che ci ha insegnato Gesù e ci insegna la Chiesa ancora non nasce dentro il mio cuore, ma almeno mi sembra che non sia nata. Vi prego di pregare per me perché non nasca mai. Quindi è una voce che grida. Gesù non gridava, invece San Giovanni Battista, sì, San Giovanni Battista quando pregava dice «Uè, convertite!» un bel terremoto. Gesù non grida, ma San Giovanni Battista che deve scuotere le coscienze, grida non nel senso che urla, ma vuol dire che la sua missione deve scuoterci un po', deve prendere scrollare un po', deve dare una svegliata, capite? Il tempo d'avvento è un tempo di vigilanza, quindi se uno dorme, sarà svegliato, quando suona la sveglia, adesso la sveglia la mattina, se uno dice «Ma c'ho paura che non la sento», tu mettila forte, poi come la senti, te dà una botta, quindi dici ma stavo tanto bene, capite? Quindi ha una funzione un po' dirompente. I grandi predicatori che sono stati qui, che io sono manco degno di non tracciare il mio amore, ma sanno l'altro porto Maurizio, io vorrei tanto essere una mosca e tornare indietro da due secoli e sentire che ha detto qua dentro, quando va, perché sanno l'altro porto Maurizio, quando predicava, faceva scendere su tutto il paradiso, era un cillone, capite? O anche San Vincenzo Pallotti, San Gaspare del Bufalo è stato qui, addirittura pare che un mediocre, secondo qui San Bernardino da Siena, uno dei più grandi predicatori di tutti i tempi, un fenomeno. Questi erano veramente dei degni successori di San Giovanni Battista, no? Attenzione, voce, parola di Dio che viene fatta risuonare, che grida perché scuote dove? Attenzione, nel deserto. Non è che predica nel deserto perché ci sta solo a sentire, capite? Quindi no, la chiesa è vuota, quindi predichiamo nel deserto. Ma il deserto è inteso in senso simbolico. Allora, cosa vuol dire?
e tutti quanti noi siamo invitati in questo tempo a entrare nel deserto. Allora, il deserto rappresenta due cose. La prima, trovare degli spazi dedicati al Signore. Vi faccio subito un esempio. Cioè, se io, sapete, sto riandando sempre a benedire le case, adesso prendete queste cose non come offese, d'accordo? Mi raccomando. Praticamente non esiste una casa in cui io non entro, in cui non suona la televisione. Allora, se la nostra vita è piena di tante cose, quindi lavoro, non è che non possiamo lavorare, dobbiamo lavorare, con le persone che ci stanno vicine, dobbiamo parlare, possiamo fare stato, capite? E tante altre cose. E poi il resto del tempo la televisione suona, poi finita la televisione suona la musica, e poi vado a dormire. Se il nostro Signore volesse dirti mezza parola, ma che fa? Come fa? Cioè non c'è nessuna possibilità. Allora voi sapete che Don Leonardo qui sta cercando anche di creare degli spazi, per esempio l'adorazione del giovedì sera è uno spazio, il catechismo degli adulti è uno spazio, l'incontro biblico è uno spazio, quindi l'omelia, anche la messa è uno spazio, voi oggi state dedicando al nostro Signore, chi non fa mai messa come fa a sentire un minimo almeno della parola di Dio? Ci dicevano in un seminario, preparate bene l'omelia della domenica, perché purtroppo molti fedeli, tanta voglia di dedicare tempo al Signore, non ce l'hanno, e tu c'hai 15 minuti per aiutare questi tuoi figli a incontrare il Signore, a rimettersi in contatto con Lui, quindi preparala bene, perché è un momento importante. Allora, certo che noi dobbiamo, cioè, se uno non apre manco uno spiraglio, quindi non fa manco a messa la domenica, come fa questo Signore a parlarti? Manca quella zona, quel deserto, cioè io faccio silenzio dalla realtà in cui sono immerso e apro le porte al Signore, quindi creare degli spazi. Poi c'è una cosa molto più profonda, che è il silenzio del cuore. Il silenzio del cuore, per esempio nel luogo sacro, adesso vi rileggerò una cosa, è custodito dal silenzio esteriore. Io vi prego in ginocchio, non vi do ordine. Attenzione a imparare a custodire il silenzio in chiesa, che è santo. Perché è santo? Perché è solo nel silenzio che Dio ti parla. Vi faccio subito un esempio per farvi capire. Quando noi ci fermiamo e ascoltiamo noi stessi, non c'è bisogno di ascoltare l'omelia di Don Leonardo, di Don Filippo, di Don Nicola, perché Dio nel cuore ti parla. Io ho conosciuto nella mia esperienza sacerdotale di tutto. Ho conosciuto vite distrutte, vite che si sono allontanate da Dio in maniera clamorosa, no? E quando poi si sono riavvicinate, perché? Perché magari ascoltavano una catechesi, un ciclo di catechesi dove tu dicevi, figlio mio, guarda che questo è peccato, questo è peccato, questo è peccato, questo dice, oddio, io questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, fammi andare a confessare, d'accordo, adesso poi ci arriveremo. Però quando queste persone, anche grandi peccatori, dicono, sì, poi a un certo punto ne ho preso bene coscienza e ho chiesto perdono, però gli dico, pensaci bene, gli dico sempre, ma tu sei sicuro che quando facevi queste cose, anche se nessuno ti aveva spiegato, guarda che questo è un peccato grave contro il sesto comandamento, ma tu sei sicuro che non ti suonava un campanellino dentro la coscienza che ti diceva, senza spiegarti molto bene, questo non si fa, sei sicuro? E quando la donna dice, io vi posso dire, a me, io grazie a Dio non ho mai avuto una vita troppo lontana da Dio, però non è che sono andato con l'aureola in testa, d'accordo? Quindi momenti un po' difficili che ho avuto, a me mi suonava il campanellino. Quindi anche se, poi che succede? Suona il campanellino e noi facciamo rumore dentro la nostra capoccia, perché Dio parla al cuore nel silenzio, e noi cominciamo a giustificarci in tutti i modi, ma no, ma questo non fa niente, non c'è niente di male, ma che ci fa? Ma tanto oggi lo fanno tutti, ma anche questo di qua, della, capite? Quindi soffochiamo la voce di Dio con i rumori del nostro cervello. Questo è un fatto molto più sottile. E attenzione, che noi la voce della coscienza, che è la voce di Dio, possiamo soffocarla, ma mai del tutto. E quando noi andremo dall'altra parte, Dio non ci crederà, quando faceva la predica a Don Leonardo che ti diceva che quello è peccato, lui ti dice, guarda sto scemo che capisce niente, fa niente, d'accordo, qualcosa gli fa, ma dentro il tuo cuore, se suonava il campanellino, quello nostro Signore te ne chiede conto. Tu puoi pure avere disprezzo per un sacerdote, per un ministro, per qualunque motivo, ma nel campanellino c'è la voce di Dio, a lì non scappa nessuno. Allora dobbiamo fare attenzione a questo deserto interiore, perché se non ci sintonizziamo con la voce di Dio, non ci parlo, io dico sempre, cioè io posso tutte le prediche che voglio,
ma se tu non hai il cuore flessibile, disponibile, aperto, perché mentre io parlo c'è bisogno che lo Spirito Santo nel tuo cuore ti dice e parla così, stallo a sentire, credici che quello che sta dicendo è vero, sta di per bene il tuo cuore, e tu questa voce interiore che senti l'ascolti. Ecco allora il terzo punto della predicazione di San Giovanni Battista. Cosa faceva San Giovanni Battista con la voce alta? Predicava la conversione. Che vuol dire predicare la conversione? Allora, il discorso è questo, è una cosa molto semplice. Gesù è venuto sulla terra non a far diventare tutti i poveri ricchi, adesso provoco un po', non a eliminare tutte quante le guerre. Perché non è venuto a fare questo? È un motivo molto semplice. Siamo nel 2018, ci stanno ancora i poveri che muoiono di fame nel mondo, secondo voi? Sì. Adesso faccio questionare ai bambini. Io faccio 1, 2 e 3. È morto di fame un bambino. Ne muore uno ogni 3 secondi. Di guerre stiamo avendo in tutto il mondo. Quindi, allora dice, che Gesù vuole che i bambini muoiono di fame? No. Gesù vuole le guerre? No. Ma la prima cosa che è venuto a fare Gesù è a salvarci dai peccati. Domanda, e quali sono i peccati? Cioè, se tu non capisci quali sono i peccati, Gesù è venuto sulla terra a perdere tempo, capite? I ragazzi del catechismo, che sono molto intelligenti, io sono proprio contento che qualcuno sta qui, mi chiedono, dice, ma che significa che Gesù è venuto a salvarci dai peccati? Ma bravo che me lo chiedi, poi te lo spiego piano piano durante il corso di quest'anno, ma bravo che me lo chiedi, me lo devi chiedere. Allora, ma se tu non interiorizzi queste cose, cioè proprio vado a dirmi, davanti a Dio, confessate prima davanti a lui, cioè una cosa, che peccati hai fatto? Sei capace a riconoscere i peccati? Perché il primo stato della conversione è imparare a distinguere i peccati gravi, a riconoscerli e a dire purtroppo questa è una cosa grave, io non ero veramente cosciente, ma l'ho fatta, forse l'ho fatta 20 anni fa, forse l'ho fatta 30 anni fa, ma l'ho fatta. E fino a quando queste cose, vedete, battesimo di conversione per il perdono dei peccati, quando andavano da San Giovanni Battista che facevano? Si facevano battezzare, non era il nostro sacramento del battesimo, quello era un gesto penitenziale, facendo cosa? Confessando i loro peccati, davanti a tutti tra l'altro, noi diciamo al confessore privato, davanti a tutti si facevano battezzare confessando i loro peccati. E San Giovanni Battista, il Vangelo di San Giovanni ce lo racconta, non è che ce n'era molto leggero, che poi i soldati dicevano tu hai fatto questo, che poi a fare sedicina tu hai fatto quest'altro, tu hai fatto quest'altro, li faceva ridere tutti quanti. E chi accoglieva la predicazione di San Giovanni, umilmente si riconosceva peccatore, chiedeva il battesimo di penitenza e era pronto a incontrare Gesù. Cioè, che cosa significa? Gesù a Natale viene per darti una vita completamente nuova. Ma la vita tua è vecchia. Ecco, sapete una cosa bella che ha detto il Papa in occasione dell'Immacolata? Sapete perché la Madonna quando appare sempre giovanissima, 18 anni e a volte 16 anni sembra che c'è. Eppure la Madonna quando è salita al cielo è stata assunta, non c'aveva 16 anni, La tradizione ci dice circa 72 anni. E come mai che appare così giovane? Se c'aveva 72 anni come? Perché la giovinezza è proprio espressione della non minima contaminazione col peccato. Cioè, quando una persona è scevra dal peccato, non invecchia mai, è sempre bella, è sempre nuova, è sempre giovane. Capite? Anche se esteriormente, dice San Paolo, il nostro corpo si va disfacendo, il nostro interiore diventa sempre più giovane, sempre più bello. Capite? Ecco, quindi questo è un pochino il senso della predicazione di San Giovanni Battista. A proposito del silenzio, concludo con questa espressione, io volevo rileggere, l'ho già fatto un'altra volta, un discorso, pensate, di San Giovanni XXIII. San Giovanni XXIII aveva uno stile molto simile a quello di Papa Francesco, no? Era un papa molto buono, era un papa molto vicino alla gente, molto alla mano, quindi non era di quelli un pochino austeri, sono stili differenti, papi erano tutti quanti bene, no? Allora uno potrebbe pensare che con un papa così diventa tutto lecito, quindi uno fa qualunque cosa, mangiamo, eccetera, eccetera. Sentite cosa dice San Giovanni XXIII in una omelia tenuta ad Ostia, la quarta domenica di Quaresima del 1963, a proposito dell'importanza della custodia del silenzio nel luogo sacro. San Giovanni XXIII, aperte le virgolette, dice, sono molto contento di essere arrivato fin qua. Fin qua lo intende ad essere diventato successore di Pietro. Ma se vi devo esprimere un desiderio, è quello che in chiesa non gridiate,
non battiate le mani e non salutiate neanche il Papa. In chiesa non si saluta. E siamo da fuori. No, non siamo da fuori. Ci salutiamo. Voi sapete com'è sotto il sagrato? Il sagrato è proprio la parte della chiesa dedicata all'amore fraterno. Quindi prima che entriamo e dopo che entriamo scambiamo due chiacchiere, ci salutiamo, perché quella è questa dimensione importante. Ma quando si entra qui dentro si parla con Dio. Quindi non è che siamo come i farisei, che se uno ha poco necessità che deve chiedere il fazzolettino, che capite, non è questo. Ma sempre sotto voce e soltanto per ragioni serie di necessità o di carità. Non si chiacchiera in chiesa. Ecco quello che funziona, no? E non salutiate neanche il Papa, perché la Chiesa è il Tempio di Dio. Di Dio, cioè è casa sua. E quindi a casa sua si parla con Lui o di Lui. O si parla con Dio o si parla di Dio. Continua. Ora, se voi siete contenti di trovarvi in questa bella chiesa, immaginate se non è contento il Papa di vedere i suoi figlioli. Ma appena li vede i suoi figlioli, mica batte loro le mani in faccia. O dice il Papa questo qui, eh? E questo che sta davanti a voi è il successore di San Pietro. Quindi sta dicendo, se io non vi batto le mani quando vi vedo, non battete le mani neanche voi. Io sono rimasto molto impressionato, perché sono partecipato un annetto fa a una celebrazione in Vaticano, regnante Papa Francesco, e mi ha sorpreso, io conoscevo questa cosa di Giovanni XXIII, ma ha sorpreso che prima di uscire dalla sagrestia, una bella voce dentro la basilica diceva, sta per uscire il Papa. Ricordiamo che in basilica sono proibiti applausi anche alle parole del Santo Padre. Vi preghiamo di attenervi a questa disposizione. Capite? Quindi finita l'omelia del Papa, silenzio. Bravo, glielo dice lo Spirito Santo al Papa, glielo dice l'angelo custode. Poi quando lo incontriamo fuori, che si affaccia dalla finestra, facciamo tutti quanti l'applauso che ci manca. Ma in chiesa no, manca il Papa. Questo non per fare, ma per comprendere l'importanza del valore del silenzio. Oggi noi, in questo mondo in cui viviamo, dove veramente il silenzio non ci sta più, è proprio bene che lo impariamo. Che anche custodiamo il diritto dei fedeli. Se io entro in chiesa e c'è una persona che sta pregando e comincio a strillare, ti do fastidio il nome. E vi assicuro, ogni tanto, grazie a Dio, io sto spesso in chiesa, ogni tanto comincio a trovare qualcuno che sta lì a quei bei banchetti in silenzio, devotamente pregando. Siccome le pecorelle le so distinguere, perché le riconosco i turisti dalle mie pecorelle, ogni tanto c'è qualche pecorella che comincia a farsi una passeggiatina in chiesa e a pregare un po' il Signore. Questa è una cosa molto buona ed è una cosa che va rispettata e tutelata anche dalla nostra carità e dal nostro silenzio. Bene, chiediamo a Maria Santissima, ecco, che ci aiuti a diventare un po' giovani anche noi, come lei, a diventare giovani anche noi ascoltando bene la voce di San Giovanni Battista, la voce del nostro cuore, e vivendo un buon avvento, imparando a riprendere in mano la nostra vita, a riconoscere i peccati che ci abbiamo, per Natale, se Dio vuole, preparare una bella e santa confessione che ci metta in grado di accogliere il Signore che viene. Siamo lodati Gesù e Maria.